Penso che ne avete sentito parlare, è un'associazione, un organismo a livello nazionale che tutela i beni storici e i beni ambientali del nostro paese. Naturalmente è un organismo che non opera senza fondi diretti, quindi raccoglie attraverso il numero verde, attraverso il numero dedicato, attraverso altri sistemi di donazione, attraverso il tesseramento che si fa anche in questa giornata nei vari punti dove si fanno le liste, e raccoglie dei fondi per sistemare dei luoghi che non sono riusciti a essere sistemati normalmente con le strade burocraticamente ammesse. E ultimamente negli ultimi anni il FAI fa un sistema che si chiama i luoghi del cuore, in cui tutti i cittadini sono chiamati a votare il proprio luogo del cuore. I luoghi del cuore che ogni anno prendono più voti vengono direttamente interessati da interventi del FAI. Ci sono interventi naturalmente per chiese storiche, interventi molto, anche molto costosi. C'è stato un intervento ambientalista che era la Baia di Iranto, tra le tante cose da 3 anni noi cerchiamo di raccogliere queste firme per il Monte Somma, per valorizzare il monte come sistema, non solamente il luogo dove ci troviamo in questo momento, ma l'interezza, l'altra faccia del Vesuvio, quello che pare che abbia meno interesse ambientale o artistico, ma sicuramente invece ha più interesse. Il Monte Somma naturalmente è un fiorgiante verde, quindi per le sue tipicità, per la biodiversità, per le sue peculiarità, è diverso dal Vesuvio. Il Vesuvio esplode, diciamo, e poi ci sono tutti i borghi storici che man mano sono disseminati. Uno di questi borghi storici è il Borgo Antico di Rocchia, dove ci troviamo. È un borgo che è nato fine 600-700, che è stato riammodernato con delle rivisitazioni poi successivamente nell'Ottocento, ma ha origini molto più antiche, perché già dai resti che noi troviamo parliamo dell'epoca romana, quindi già ci sono delle testimonianze per cui qua c'era vita, c'erano abitanti nei primi secoli dopo Cristo. Infatti si può visitare nei paraggi effettivamente c'era un'altra villa, perché dai sondaggi fatti vicino nella zona retrostante al cimitero comunale è stata ritrovata una villa romana. Questa qui risale nel periodo terzo quarto secolo dopo Cristo, e ci sono testimonianze, trovati naturalmente dei segni chiari, e è stata coperta poi man mano dalle varie eruzioni. La villa invece che sta dietro al cimitero, una villa tipo la villa europea di Maresiano, molto lussuosa, sono state portate fuori alla luce alcune statue che sono al Museo Nazionale, dopodiché al momento è ben seppellita, perché c'è bisogno di un intervento costoso, ma soprattutto la possibilità di tenerla poi manutenzionata e renderla agibile. Caratteristica che furono i regi anni, e quindi noi nel 700 praticamente, proprio per ovviare a questo continuo degrado che veniva fuori dalle alluvioni, fu realizzata quest'opera ingegneristica di immenso valore. Si parla di più di 100 km di rete di alvei che partono a raggiera dalla montagna e portavano l'acqua verso il mare. Questo però non semplicemente scavando dei canali, ma pensando proprio a delle opere che purtroppo oggi difficilmente, nonostante la tecnologia, vengono fatte e realizzate, perché si pensa più all'utilità, no? Quindi abbiamo facilmente coperto gli alvei perché per quello che ci servono le strade. Invece loro facevano in modo che l'acqua non corresse,
E quindi adesso che verifichiamo man mano anche il cammino, ci rendiamo conto di come venivano costruiti questi alberi. Innanzitutto erano tutti lateralmente fatti con dei muri laterali, sempre in pietra larga, per contenere lateralmente, quindi dare una difesa. E poi avevano delle varie caratteristiche, una era quella dei salti, quindi c'erano queste famose briglie, delle catene molto alte, anche 15 metri, dove l'acqua doveva fare un salto e quindi rallentava la sua corsa, ma soprattutto sotto diventava un momento dove l'acqua veniva fermata, rallentata e anche assorbita, perché c'era il drenaggio continuo mentre scendeva, quindi non correva e andava tutta a palla, ma molta parte veniva già drenata in questi luoghi in cui l'acqua si fermava. Poi molto spesso, siccome se noi creiamo un budello, una pompa e la stringiamo un poco, vediamo che diventa più veloce, no, il flusso. Quindi che succedeva? Che ogni tanto, mentre scendeva l'albero, veniva ampliato, non perché si doveva fare una zona di sosta per riferire a sosta, ma perché l'acqua a quel punto si doveva dilatare e rallentava la sua corsa. Queste opere oggi esistono ancora, in parte sono state sommerse, nella parte più a valle andando verso la città purtroppo sono state molto devastate, si sono trovati dei sistemi alternativi, ma oggi abbiamo delle grosse difficoltà per le acque per portarle giù, e invece nella zona a monte andrebbero riprese. L'idea è quella di riprenderle non solo per la loro funzionalità e quindi per portare a valle l'acqua che scende dal monte, ma soprattutto per creare anche la possibilità di sfruttarli come strade di sentieri ambientali per passeggiate, per utilizzarle anche per accedere verso la montagna. È importante la storia del vulcano, perché noi ci troviamo in una zona sommana, nel senso che il cratere anticamente si chiamava Somma e aveva una caratteristica molto differente dal Vesuvio, l'attuale vulcano. Solo che noi abbiamo una sola riproduzione della zona nostra, che non so quanti di voi sono arrivati a Modena Trocchia con la macchina, uscendo dalla superstrada, c'è in una lapide marmorea di pietra radica riprodotto un poco il Somma così come era anticamente. Questa riproduzione viene fuori da un affresco che sta a Pompei, in una villa pompeana, e riproduce l'unica riproduzione di così come era il vulcano anticamente. Era un vulcano con una sola punta, caratterizzato da praticamente un'attività effusiva, non esplosiva attualmente, così come poi ha preso questo carattere esplosivo il Vesuvio. Io ce l'ho sul telefonino per puro caso questa riproduzione, non so quanti di voi la riuscite a vedere. E quindi dovete chiudere e lasciarla a magazzinare le notizie. Questo è un giardino inglese e nell'altra parte troviamo un affetto con un altro giardino. Stava scritta una bella preghiera qui, ma secondo il vento e la pioggia ci sono cadute le lettere. Adesso portiamo a vedere Villa e poi dopo ve l'ho fatta vedere. Questo potere era molto più vasto, infatti salendo a monte possiamo vedere la pietra dei Zecchi.
purtroppo non possiamo portarli perché il territorio è privato e quindi non c'è l'accesso. La Donizetti si metteva sotto questo tubo a comporre delle melodie che poi venivano ascoltate dai paesani dietro questa struttura nel campetto, che oggi chiamiamo campetto. E dopo 17 giorni di scavi sono trovata la custodia con la vista all'interno, in un luogo dove giorni prima si pensava fosse andato il diavolo a trovarla e la trovarono sul ramo di una quercia. Questo ora porta il nome della collega e l'organo sul quale suonava con i denti. Questo invece è il quadro del 1600 che è stato portato qui da Diego di Mendoza, che era un studente che aveva un sonnino con le spagnole, che l'aveva in uomo dai re di Napoli. Allora, fu anche ricostruita per almeno 5 volte, come dimostrano alcuni scavi effettuati, e dopo l'eruzione del 1631 questa fu ricostruita nella metà del 700 e circa un secolo dopo fu anche ricostruito il soffitto. L'entrata della chiesa presenta una facciata semplice arricchita con un portale interno, mentre l'interno della chiesa è una navata unica con un soffitto ligneo a cassettoni. Dietro l'altare maggiore prima era presente una tela del 500 che raffigurava l'annunciazione della Vergine, che purtroppo è andata perduta.